amici escursionisti, un saluto da Ivo Pecile. Puntata all'aperto, interamente all'aperto, quella di oggi. Ci troviamo infatti ad Artegna, lungo il corso del torrente Orvenco, per parlarvi della zona del Monte Faeit, la prima elevazione che incontriamo sulla destra, salendo verso nord lungo la strada statale Pontebana. Si tratta di una zona a poca distanza da Udine, identificata appunto dalle due piccole quote del Monte Faeit e del Monte Campeon, poste a poco più di 700 metri di quota. Due cime boscose particolarmente indicate per una percorrenza nelle stagioni intermedie. Ma non ci sono solo le cime da visitare. Questo lembo delle Prealpi Giulie conserva infatti parecchie sorprese che andremo a incontrare percorrendo prima il sentiero delle cascate del torrente Orvenco e poi l'anello del Monte Faeit. Il Troides Cascades, il sentiero delle cascate, parte proprio dalla periferia di Artegna e passa quasi subito accanto ai ruderi del mulino Comini. E poi arriva alla parte più ripida del percorso. Dopo la discesa, che ci riporta sulle sponde del torrente, incontreremo una serie di briglie proprio ai piedi della rupe del castello di Ravistagno e quindi il bivio con il sentiero del Monte Faeit. Nella parte alta ci sarà l'occasione per vedere una ultima bella cascata prima di arrivare alle case di Montenars. La discesa può avvenire lungo lo stesso percorso oppure tramite la strada asfaltata che collega Artegna e Montenars. Un dislivello di circa 250 metri e una lunghezza di circa 5 km. Un percorso quindi semplice, però che ha anche qualche breve tratto ripido che richiede qualche attenzione. Ma lasciamo ora le parole e le immagini a Sandra che ci accompagnerà lungo il percorso. Il sentiero delle cascate dell'Orvenco è un percorso che dalla periferia di Artegna sale a Montenars seguendo il suggestivo alveo del torrente. L'itinerario inizia qui, presso il lavatoio di Salt. Si tratta di un percorso breve, che però presenta alcuni tratti a forte pendenza. Qui, presso i suggestivi resti del mulino Comini, l'acqua del torrente Orvenco veniva raccolta e convogliata in una specie di roggia. Questa poi forniva l'energia motrice a tre separati edifici. A questo punto il letto del torrente Orvenco è interrotto da una serie di briglie. Vista la forza erosiva dell'acqua, queste opere hanno la funzione di diminuire la pendenza naturale dell'alveo e di rallentare così la corrente. Il castello di Ravistagno
si trova su uno sperone roccioso a strapiombo sul letto del torrente Orvenco. È di origine molto antica e deve il suo nome al termine tedesco Ravenstein, che significa rupe dei corvi. Come punto privilegiato di avvistamento, faceva parte probabilmente di un sistema difensivo più ampio, ma pare che già dal 1400 fosse in stato di abbandono. Recentemente è stato oggetto di un intervento di recupero conservativo che ci permette ora di apprezzare le mura esterne. Siamo ora presso la cascata Tulin. Ormai manca poco al termine del percorso e questo è l'ultimo punto di interesse del sentiero. Passando sul ponticello sospeso, avremo modo di guardare dall'alto il canale che l'acqua ha scavato nella roccia. Sulle pendici settentrionali del monte Campeon, gli abitanti di Montenars hanno praticato per decenni l'attività dell'uccellagione. Elemento centrale era il roccolo, una sorta di architettura vegetale che veniva costruita in corrispondenza delle rotte migratorie. Ci troviamo presso uno di questi. Siamo infatti al Rocul di Precheco. È posto sul crinale che separa la Valle dell'Orvenco dalla Val del Torre. È un roccolo di notevoli dimensioni che apparteneva a Precheco Placereani, famoso storico e friulanista. Avendolo avuto come insegnante di storia e filosofia alle scuole superiori, ricordo bene come ci parlasse spesso di questa sua passione, interrompendo la lezione e appoggiando il sigaro sulla cattedra. Questo dunque era il sentiero delle cascate lungo il corso del torrente Orvenco. Ora un breve stacco pubblicitario, ma ci rivediamo tra pochi minuti con la seconda parte e il Monte Faeid. Dopo la visita al torrente Orvenco, andiamo ora a percorrere il sentiero che ci porterà sulla cima del monte Faeid. Ci sono diverse piste, diversi sentieri che solcano le pendici di questa piccola cima boscosa.
tra le tante possibilità abbiamo scelto quella che parte da Artegna e raggiunge la cima con un percorso circolare che tocca tutti i versanti. Come dicevamo in precedenza, il monte Faeit e il vicino monte Campeón sono due cime che si prestano ad essere salite nelle stagioni di mezzo e anche in pieno inverno. Certo, la primavera ha una marcia in più, con le bellissime fioriture che ricoprono integralmente le lettiere e il sottobosco. Sarà dunque l'occasione per conoscere da vicino le specie più precoci, in attesa che alberi e cespugli mettano le prime foglie. Come vedete dalla mappa, il sentiero del Monte Faeit parte proprio dalla periferia di Artegna e sale subito all'antico lavatoio da poco ripristinato. Il sentiero inizia poi a rimontare sul fianco della montagna, rimanendo costantemente nel bosco, ad eccezione di un piccolo belvedere affacciato sulla pianura. La cima del Monte Faeit è il punto più elevato dell'escursione e qui troviamo anche la pista che arriva dal versante opposto. Con una lunga diagonale, il sentiero inizia la via del ritorno, scendendo fino al ponte sul torrente Orvenco, a pochi passi dalle case di Montenars. Il tratto successivo è in saliscendi in una delle zone più fiorite del percorso. Ci si innesta infine sulla pista che ci riporterà al punto di partenza. Il dislivello è di circa 600 metri per una lunghezza che supera di poco gli 8 chilometri. Un itinerario quindi alla portata un po' di tutti e particolarmente adatto a chi predilige le tranquille passeggiate nei boschi. Lasciamo ora, come al solito, immagini e parole a Sandra per la descrizione completa dell'anello. Siamo oggi ad Artegna per compiere il piacevole anello che ci porterà a visitare le pendici e la cima del Monte Faeit, una delle prime elevazioni delle Prealpi Giulie. La modesta quota di arrivo e il dislivello di circa 500 metri rendono questa escursione particolarmente adatta anche ai meno allenati. La primavera è quasi arrivata e sarà quindi l'occasione per ammirare da vicino le splendide fioriture che tappezzano i boschi del Faeit e per conoscere meglio le specie più comuni.
poca distanza dal punto di partenza, siamo all'antico lavatoio, una delle tante strutture di questo tipo così ampiamente diffuse nel territorio friulano. Oggi non sono più in uso, ma resta ancora forte il loro valore storico e simbolico. Lavare e risciacquare era certamente un'operazione molto faticosa, che veniva in qualche modo alleviata dalla presenza costante di donne e bambini, una specie di punto d'incontro che favoriva la socializzazione e lo scambio di idee. Eccoci arrivati alla cima del Monte Faet, a soli 734 metri di quota. Si tratta di una dorsale che si allunga verso oriente e che trova il suo punto più elevato nella cima gemella del Monte Campeón. La cima del Monte Faet è per gran parte ricoperta da bosco e non è certo rinomata per il suo panorama. Ci sono alcuni punti però, come questa schiarita, dove la vista può spaziare liberamente sulla pianura e arrivare fino al mare. Dente di cane è un'elegante liliacea dalle foglie maculate che fiorisce nelle boscaglie umide, nelle schiarite o ai margini del sentiero. Presenta un fiore solitario, bianco o rosa, che pende verso il basso. Croco è una specie alpina perenne, ben conosciuta per la sua precoce fioritura primaverile. Lo si trova non solo nei boschi umidi, ma anche sui prati e sui pascoli, dove forma estese e spettacolari coperture di fiori bianchi o viola. Insieme alle altre specie precoci,
Il campanellino fiorisce prestissimo, nelle boscaglie e nelle radure, dal fondovalle fino ai 1300 metri di quota. Presenta uno stelo allungato che sorregge un unico fiore di colore bianco con delle punteggiature verdi. Queste erano dunque le immagini dell'anello del Monte Faith che oggi vi abbiamo mostrato in abito primaverile. Per avere maggiori informazioni su questo itinerario e per leggere anche i tanti commenti che gli altri escursionisti hanno inviato al sito, vi invito a consultare il nostro portale www.sentierinatura.it. Per oggi è tutto, l'appuntamento con la montagna friulana per venerdì prossimo. Un cordiale saluto da Ivo Pecile e Sandra Tubaro.